giustamente, per il raggiungimento degli obiettivi a cui abbiamo detto, abbiamo fatto riferimento prima, potranno essere rispettati se il comune rispetta i suoi. E quindi se verranno attivate tempestivamente le procedure VIA, VAS e lo studio di stralcio del PAI nelle aree oggetto del piano di valorizzazione e conservazione, laddove il comune riesca ad attivare queste procedure con tutti i corredi documentali richiesti, tutti gli enti competenti, non solamente la regione che io rappresento, la parte della regione che io rappresento, cioè l'urbanistica e il paesaggio, ma tutti anche quegli altre autorità che sono l'Agenzia del Distretto Idrografico per il PAI, il Servizio Valutazione Ambientale per VINCA e PAS, sovrintendenza